Insieme ai suoi complici, Amenpanufer viene condotto oltre i limiti della città e impalato vivo. Il suo corpo viene lasciato a marcire e la sua anima è dannata in eterno. Questo è il corso della giustizia egiziana. Questa forma di esecuzione è stata usata spesso nella storia. Nel caso dell'Antico Egitto, però, la morte non è soltanto fisica, ma anche spirituale, perché senza sepoltura, come è stato detto, questi condannati non possono accedere alla vita ultraterrena, senza contare il fatto che moglie e figli rimangono privi di reddito e di risorse, destinati alla miseria. Tutto questo per un furto. Il deterrente quindi è fortissimo. Torniamo ora alle tombe egizie e andiamo a vedere più direttamente quali erano i sistemi di sicurezza che gli architetti avevano escogitato per proteggere i faraoni e i loro tesori dai ladri. Come si sa, di tipi di tombe reali ve ne erano sostanzialmente due. Quelle alla luce del sole, che si elevavano verso l'alto, cioè le piramidi, e quelle invece che sprofondavano verso il basso, gli ipogei della Valle dei Re. Le piramidi, tipiche dell'era più antica dell'Egitto, dovevano essere ben visibili a tutti, anche da grande distanza, perché erano un monumento alla magnificenza del faraone, che riposava all'interno e dominava la pianura. L'enorme massa di blocchi di pietra accumulati uno sopra l'altro doveva essere una garanzia non soltanto dell'eternità di questi monumenti, del resto effettivamente mai nessuno si era sognato di demolirli, ma anche una garanzia contro eventuali profanazioni. Vedendola da lontano o dall'alto, la piramide di Cheope non dà l'idea esatta delle sue enormi dimensioni. Basta pensare che ogni lato è lungo circa 230 metri e che per girarle intorno quindi bisogna percorrere quasi un chilometro. La base ha una superficie equivalente a 10 campi di calcio ed è alta 147 metri, quasi come un grattacielo di 30 piani. Costruita con 2.300.000 massi perfettamente squadrati, alcuni dei quali pesano oltre 15 tonnellate, la piramide di Cheope rappresenta uno splendido colosso dell'arte e anche dell'intelligenza umana. Rispetto alla massa di pietre, all'interno gli spazi vuoti sono pochissimi, proprio perché se un ladro avesse cercato di entrare, avrebbe dovuto scavare dentro la roccia per uno spessore enorme. Nel cuore della piramide di Cheope esistono due corridoi, uno discendente, che porta ad una camera sotterranea incompiuta, e un corridoio ascendente attraverso il quale si può giungere alla camera della regina. Tra i due ambienti esiste un terzo cunicolo di servizio che sbuca proprio all'inizio della grande galleria che porta alla camera del faraone. Due condotti rappresentano il sistema di ventilazione delle camere regali. Una volta trasportato all'interno il feretro del faraone, lungo la grande galleria fino alla camera del sepolcro, la sala veniva sigillata e chiusa ermeticamente con lastre di pietra saracinesca. Il corridoio di accesso era riempito di massi e veniva nascosto da un rivestimento calcareo che a quell'epoca ricopriva tutta la piramide. Malgrado tutti questi sistemi di sicurezza, nell'antichità dei ladri riuscirono a penetrare all'interno della grande piramide di Cheope. Quello che i ladri fecero fu di scavare un vero e proprio tunnel nella roccia, con varie deviazioni, fino a azzeccare il collegamento con lo scalone interno della piramide. Ma in questa zona delle piramidi qualcosa si è salvato dalle predazioni? Esistono ancora luoghi nascosti in cui i profanatori di tombe non sono riusciti a penetrare?